discarica di Serravalle nel territorio pistoiese, un territorio duramente colpito da questo incendio. Noi abbiamo chiesto immediatamente con un'interrogazione al governatore Rossi quali rifiuti sono stati coinvolti nell'incendio, quali le cause e quali gli effetti sulla popolazione coinvolta. Il rogo della discarica di Serravalle rappresenta il fallimento del sistema dei rifiuti voluto dal PD nella regione Toscana. Con le discariche di inceneritori il problema non si elimina ma si posticipa nel tempo. Solo con la strategia rifiuti zero avremo più posti di lavoro e un ambiente più pulito. Al Consiglio regionale di questa settimana siamo stati confirmatari di una mozione che è stata approvata e che vede impegnata la Giunta nei confronti del Governo affinché non vengano tagliate le risorse e quelle finanziarie e quelle umane del gruppo dei vigili del fuoco sommozzatori di Livorno. Abbiamo inoltre presentato un'interrogazione scritta in riferimento a quelli che sono stati le sommosse, gli incidenti da parte di alcune della comunità cinese in quelli di Osmanlio. Questa è la dimostrazione del fallimento della maggioranza del PD, del governatore Rossi, che in campagna elettorale è andato anche a vedere e a seguire i funerali dei 7 cinesi morti, dei 7 schiavi che sono stati trucidati da questo avvenimento, e che ora invece non fa niente per fare in modo che anche la terza e quarta generazione di questi nostri toscani cinesi vengano integrati nella nostra regione. Grande soddisfazione oggi perché è stata votata all'unanimità la nostra mozione su KME. Si parla di 1100 persone a rischio, si parla della metallurgia, il rame in Toscana. Un settore, quello del rame, che riteniamo strategico. Il nostro governo dovrebbe, in sede europea, spingere perché le produzioni rimangano nel nostro paese. Per questo vogliamo che siano tutelati i lavoratori, l'esperienza di lavoro e le capacità di una ditta come KME, che aveva i brevetti per i superconduttori, faceva connettori per il fotovoltaico, addirittura in passato ha fatto anche pannelli fotovoltaici. Vogliamo che veramente il governo italiano pensi a un settore strategico del nostro paese e lo rilanci in sede europea. Approvata oggi in Consiglio la nostra mozione a sostegno dei lavoratori della Ericsson insieme ad altre due mozioni dello stesso tono, ma oggi voglio parlarvi soprattutto dell'iniziativa Bolkestein che sta continuando ad andare avanti. Ieri c'è stata un'assemblea molto partecipata a Piazzale Michelangelo con Ivan Della Valle, Filippo Nogarin e altri esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui Ariane Axekalos. Stiamo continuando a lottare a fianco degli ambulanti perché venga stralciata la loro posizione dal recepimento della direttiva Bolkestein. Adesso qui in Toscana abbiamo fatto un'ampia rete di incontri, di interventi. Gli ambulanti adesso sanno che possono contare su di noi per il sostegno. Prossimo appuntamento sarà a Roma a fine settembre per manifestare tutti gli ambulanti d'Italia contro questa che è stato un erroneo recepimento del governo della direttiva Bolkestein. Siamo qui accanto a una figura emblematica della regione toscana. A noi le bugie, nonostante Pinocchio fosse simpatico quando le diceva, non ci piacciono granché. Ci dicono anche all'ultimo consiglio che la sanità toscana va meglio, ma non è assolutamente vero. Le liste d'attesa aumentano, i posti letto negli ospedali si riducono, i sovraffollamenti dei pronto soccorsi ci suggeriscono che le cose non vanno bene. Abbiamo parecchie segnalazioni di disservizi e di malasanità, sarebbe l'ora che queste problematiche fossero davvero affrontate e che smettessero di prendere in giro i cittadini. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi. Ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consigli.
consiglieri regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro, noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo Paese.